tema libero, prima di campionato, calciomercato, quindi sulla falsariga dell'amico Ciro, anche tu, tema libero, cosa scegli? Dopo tante polemiche, dopo tante voci di mercato, scegliere il calcio giocato, Calcio scegliere giocato. quello che diciamo ci manca di più, perché comunque domani inizia una nuova stagione e comunque possiamo cominciare a basare le nostre disamine sul campo, fortunatamente, non più su trattative, soldi, rifiuti, eccetera, Ecco. eccetera. Quindi partirei dal calcio giocato. Calcio giocato, quindi cos'è che ti incuriosisce di più? Il post Higuain con Gabbiadini in pole, il buon Arek Milik che magari, fra l'altro è stato convocato anche nella sua nazionale, potrebbe giocare uno spezzone di partita con il Pescara. Insomma, cos'è che ti può dare un pochettino di fiducia per questa nuova stagione, che comunque si preannuncerà densa di impegni? Io sono curioso di vedere la partenza di Mister Sarri, la partenza quindi comunque del Napoli sotto Ecco. l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto della tattica, perché comunque come sappiamo l'anno scorso non è stato un grande inizio di campionato No, c'è questo handicap, e infatti. storicamente Sarri non è uno che inizia bene le stagioni, perché comunque fa una preparazione che a livello fisico stressa molto giocatori, che comunque è molto stancante, e quindi aspetto di vedere quali saranno le risposte sul campo. Certo, iniziamo con una neopromossa che non sottovaluterei per niente, perché è un ottimo allenatore che l'anno scorso ha fatto veramente delle belle cose, è un allenatore in ascesa, e poi è una bella squadra alla fine, con comunque dei giovani di prospettiva. Forse un attacco un po', come si dice, un po' poco pesante, Infatti. però ha dei giovani molto molto interessanti, e ha perso la battuta che era il suo bomber, ma questo non so quanto sia negativo per loro, perché comunque è stato un crack probabilmente per un anno, e hanno avuto diciamo, la fortuna di O averlo lo nel vendi o non lo bomber. vendi, ecco, insomma, sei in quel limbo. Se mi consenti una Esatto. battuta, Francesco, è andato a lottare per la salvezza da un'altra parte. Ma tra l'altro è andato a Qualcuno lo giocarsi il posto dice? con Bacca, uno che ha giocato comunque delle finali, che le ha vinte, Beh, certo. che ha segnato in queste finali. Bacca è un attaccante molto forte, un attaccante molto statico, però E il è contesto molto attorno a molto Bacca, che forte. effettivamente è un pochettino, lascia il tempo che trova, è un po' desolante questo Milan, comunque, in ogni caso. Ma alla fine, comunque, ti ripeto, è sempre il campo che parla, perché comunque Ah, beh, chiaro, sulla carta, ci mancherebbe. c'è un altro allenatore. Io Montella non lo apprezzo particolarmente, però alla Fiorentina ha fatto vedere comunque delle cose positive. Alla Sampdoria un po' meno, ma lì è la situazione È abbastanza che è complessa, sì. diversa, la situazione comunque societaria. Però sono curioso di vedere l'avvio di stagione di tutte le squadre, e in particolar modo del nostro. È E chiaro. sono convinto, passando alle tematiche tattiche, che noi non cambieremo neanche per questa stagione il nostro modulo. Il 4-3-3 sarà comunque il modulo che Sarri sceglierà, e che partirà Gabbiadini titolare, esattamente la stessa formazione probabilmente dello scorso anno, perché comunque noi partimmo con Valdivia di titolare, Jorginho arrivò dopo. E questo non so se sia una cosa positiva. Noi partiamo con stessi 11 tranne Higuain dello scorso anno, e speriamo. Io sono fiducioso, perché comunque abbiamo un sistema consolidato, e purtroppo abbiamo fatto la preparazione senza comunque i nuovi giocatori, senza Higuain, quindi comunque con dei giocatori come Gabbiadini e Milik, che hanno dovuto forzare le loro caratteristiche per giocare come prime punte. Sì. Hanno fatto vedere delle belle cose. Giurerei che partirà Mertens titolare, perché comunque non si può lasciare fuori un Quindi anche giocatore. tu sei per Mertens titolare. Assolutamente. Cioè, in questo momento Insigne forse non è neanche a livello personale, a livello mentale, nelle condizioni di poter dare il massimo. Quindi lo vedrei comunque subentrare a un Mertens che è in condizioni strepitose, e non possiamo prescindere da questo giocatore, perché
che merita comunque con quello che ha fatto nelle amichevoli, non come altri magari che hanno dato il massimo in una sola partita. Ecco. Lui ha fatto bene sempre e ha fatto bene in modo devastante, quindi può essere la nostra arma in più. E Beh, poi sono speriamo. curioso di vedere Koulibaly, sono curioso di vedere Albiol, giocatori che sicuramente sono all'ultima stagione in azzurro, Eh e beh, certo, quindi sicuramente. sono molto curioso di vedere la tenuta della difesa, che comunque ha già la testa probabilmente altrove, perché sono rimasti qui, io sono convinto che sono rimasti con la testa comunque uno in Inghilterra, un altro a Valencia, però sono stati forse pregati di rimanere per un altro anno a Napoli, perché non ci sono alternative. Poi magari negli ultimi giorni di mercato ci diranno che arriverà Maximovic e andrà via, in questo Forse più momento penso sia Albiol che Albiol, sì. È esatto, e quindi non saprei. un bel intrigo in difesa anche perché poi a gennaio, come saprai, c'è anche la Coppa d'Africa, ecco, non vorrei sbagliarmi, che porterà via Gulam e credo se rimarrà, ma io credo di sì, a questo punto Koulibaly, quindi due giocatori in meno e bisognerà far riferimento, ecco, diciamo, alle alternative che potrebbe essere Caceres, Maximovic, insomma, lo scopriremo negli ultimi giorni, ecco. Ma guarda, io non credo che Koulibaly vada via, per un motivo molto semplice, perché comunque queste operazioni di grosse cifre non le puoi fare nell'ultimo giorno di mercato, nell'ultima settimana di A mercato, meno che perché poi ti veramente non trovi. c'hai qualcuno già pronto, allora là è un altro Esatto, a discorso. meno che non c'è il Maximovic di turno, per cui hai deciso già di affondare con 10 milioni in più del dovuto, come è successo con Milik, a questo punto tu dai 35 milioni, 30 milioni, più 5 di bonus magari a Cairo, che te lo porta in braccio, e Koulibaly lo mandi, però sinceramente sarebbe, cioè il campionato iniziato sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di un'estate veramente Abbastanza sciagurata. tribolata, No, sicuramente. assolutamente, non credo che andrà così, credo che Koulibaly sia stato convinto con un bel ingaggio triplicato e con la promessa di una clausola che lo lascerà fondamentalmente andare via l'anno prossimo, mentre Albiol andrà a svernare in Spagna, a Valencia, nella stagione prossima, e noi ci ritroveremo, spero, con Maximovic e Tonelli, che sono comunque due giocatori che io apprezzo molto, nella prossima stagione, sperando poi in qualche, come si dice, in un crack giovane, magari Ecco. un Rugani, un giocatore di quelle caratteristiche Forse che per possano Sarri essere Rugani usati. sarebbe già qui, ma da molto tempo. Ma forse per Sarri, io allora credo che Sarri abbia dei pallini come ce li aveva anche in Lega Pro, insomma. Io ricordo che comunque a Sorrento si portò dei giocatori dall'Alessandria in blocco, e alcuni di questi giocatori fedelissimi, come per esempio Daniele Croce, a cui non avrei dato 2 lire, dico veramente sinceramente, anche se Croce l'ho conosciuto, è una grande persona, veramente sono stato anche a casa sua quando stava a Sorrento, veramente una persona splendida, ed è una persona umile, e credo che lui abbia capito che ha fatto una carriera importante grazie al suo allenatore, perché lui stava ad Alessandria, poi è venuto ad Arezzo, cioè poi stava ad Arezzo, sempre lontano, poi è venuto a Sorrento, un infortunio l'ha bloccato, una squalifica di 4 giornate. Però Sarri poi è andato, Croce aveva tempo, gli ha giocato titolare in Serie A, e quindi ha giocato bene. E altri Assolutamente. pallini, e questi pallini possono essere Valdifiori, Zielinski, Rugani era forse quello che lui apprezzava di più. Ah, beh, certo. Io Però c'è credo stata questa che. sfortuna che è della Juve, la Juve. Sì, Io, infatti. onestamente, non ho mai Purtroppo. creduto a una Juve che cedesse uno dei prossimi pilastri della propria difesa del futuro, onestamente. Certo, no, ma è un giocatore veramente forte, che purtroppo alla Juve non viene valorizzato quanto merita. C'ha dei mostri là davanti che c'è Vabbè, poco sì. spazio. Però l'acquisto di Benatia, vedi, io penso che comunque quest'anno andranno avanti con la difesa che ha giocato comunque l'Europeo. E nel momento in cui acquisti Benatia, che diventa la prima scelta dopo comunque uno dei tre, a questo punto Rugani ha ancora meno spazio. Certo. Ma alla fine, ti ho detto, deve parlare nel campo, io sono veramente in attesa di risposte, e sono convinto che Napoli non partirà con la quarta marcia in salita, ma partiremo comunque con un diesel come le scorse stagioni, proprio per quello che dice la storia di Sarri. Però siamo contro il Pescara e dobbiamo vedere quanto questo Pescara sarà pronto ad affrontare la Serie A, quanto Oddo sarà pronto
Beh, Speriamo bene. da giocatore sicuramente sì, è una squadra decisamente giovane, come anche lo stesso Crotone, che però noi affronteremo un pochettino più avanti, non vorrei, ecco, in tal senso sbagliarmi. Riprendo pari pari, ecco, diciamo quella griglia di partenza che ci forniva, che forniva, meglio la, che forniva la Gazzetta dello Sport, e piazzava diverse posizioni. Chiaramente più dietro ci sono Sassuolo, Milan, Torino e Fiorentina. Ecco, in tal senso, diciamo che questo è un dato oggettivo. Come piazzeresti queste quattro formazioni? Juve, Roma, Napoli ed Inter? In che posizione più o meno? Allora, io Facciamo questo giochino. sto apprezzando molto, allora, mi tolgo la maglietta di tifoso, come è giusto che sia in questi casi, e ti dico che sto apprezzando molto il mercato dell'Inter, al di là del fair play finanziario, al di là delle cose Ecco. che si dicono sulla questione economica. Il mercato dell'Inter è un grandissimo mercato. Sono Perché? d'accordo. Perché Ansaldi, è un giocatore che pur fragile fisicamente è un grandissimo giocatore. Dico, guarda che a me piaceva anche in Russia, quando l'avevo visto poche volte, però era un giocatore che mi aveva impressionato. E l'avevo acquistato l'anno scorso al Fantacalcio, sono un forte appassionato di Fantacalcio. L'avevo acquistato quando era rotto, era arrivato negli ultimi giorni di mercato ed era già rotto. E ti dico che poi quando ho cominciato a vedere il campo, io non l'ho tolto più dalla mia formazione, mi ha dato delle grandissime soddisfazioni a livello di assist, a livello comunque di voti. Il fantacalcio è una grande cosa per vedere comunque le statistiche, per vedere quello che un giocatore dà in campo, come rende. E questo mi aiuta molto anche a livello tecnico-tattico. Ansaldi è un grandissimo giocatore. Poi hanno Perisic che quest'anno esploderà Perisic è definitivamente. fortissimo, davvero fortissimo. Fortissimo, veramente un Ti grande dico che giocatore. veramente se Benitez lo voleva, un motivo c'era, e secondo me è, diciamo, tatticamente credo una sorta di alter ego di Callejon, che però ha un piede un po' più caldo. Gioca sull'altra fascia, però insomma, Esattamente. sì, sono d'accordo. È un Caglion che vede la porta con molta più cattiveria. Poi hanno Banega, che è un giocatore che io ho sempre considerato un po' una fotocopia, certamente non con il dovuto rispetto, sia fisicamente sia per alcuni movimenti. Ti dico, se tu vedi Banega a livello fisico, anche il volto è un giocatore che somiglia moltissimo a Maradona, Ah, è quello sì. Solo un fisicamente, però. piede fisicamente sicuramente, però ha un piede che pochi giocatori Ha hanno un signor avuto. piede, assolutamente. Ha un po' una testa calda, io non so se sai ti racconto l'aneddoto di Banega che fa benzina la pompa di benzina, lascia la macchina senza freno a mano e la macchina gli va sul piede, gli rompe di peperone. È uno un po' strano, insomma, perché poi è scoppiato tardi, perché sta per tanti anni non ha fatto quello che prometteva. Infatti. Però ha dei piedi di Manega che, mamma mia, cioè avercene giocatori così, per alcuni tratti è veramente un 10 come lo era Diego, vede la porta, assist, È davvero un signor giocatore. veramente un signor giocatore. E poi in difesa comunque partono comunque con una buona base che è quella dell'anno scorso, e soprattutto non c'è più Mancini. Quindi Mancini era un allenatore sopravvalutato e adesso hanno De Bull che è uno che lavora e lavora bene, credo. Poi subito dopo l'Inter, che metto dietro la Juve, ci vedo la Roma, perché comunque la Roma anche a livello di mercato si è mossa bene. L'attacco della Roma, seppur anche questo forse fragile fisicamente nelle persone di Perotti, che si fa male molto spesso e anche un po' Salah che non è proprio continuo, però a livello tecnico hanno fatto un ottimo mercato e la ciliegina sulla torta è Bruno Peres, che è un giocatore molto forte. Assolutamente. Poi c'è il Napoli, vedo il Napoli diciamo quarta forza in questo momento del campionato, solo a livello tecnico, perché comunque la base c'è, la Certo. base tattica c'è, però abbiamo perso il giocatore che l'anno scorso ha segnato 36 gol 30 e non secondi. l'abbiamo rimpiazzato. Poi abbiamo comprato giocatori da inserire durante il corso della partita, che però non potremo inserire nelle prime giornate di campionato. E vedremo poi Milik come risponderà, oppure Gabbiadini, insomma. Anche Beh, se ci sarà certo. un dualismo, purtroppo ci sarà un dualismo durante tutta la stagione. E poi c'è il Milan, però metto prima la Fiorentina, proprio per un
visto che il Milan la questione societaria, insomma, non la risolverà molto No, facilmente. E infatti. quindi, e poi hanno un allenatore, dicevo, che mi aspetto molto da Montella, però potrebbe anche essere un flop come con la Sampdoria. Eppure questo è Quindi, vero, anche l'allenatore, no. insomma, si ritrova più o meno con la stessa identica squadra dell'anno scorso, con qualche eccezione, insomma, è un Tra l'altro po' con la stessa una baraonda. situazione societaria, nel senso che anche la Anche, Sampdoria soprattutto. non è che abbia una situazione così florida. E quindi io metterei la Fiorentina prima del Milan. E poi attenzione, attenzione al Sassuolo. Attenzione al Sassuolo perché Sassuolo mi sta impressionando. Ho visto la partita ieri, ha fatto veramente delle Il giocate. bello e il cattivo tempo. Certo, ma ci sono dei giocatori. E te li indico in Mazzitelli e Politano che quest'anno diventeranno dei grandissimi giocatori. Poi oltre a Sensi che potrà comunque prendere le redini del centrocampo, la difesa che comunque credo che sia tra le tre più forti d'Italia con Acerbi che è veramente un campione, Cannavaro che si sta rigenerando, in porta un ottimo portiere. Quindi Sassuolo io penso che possa lottare per il quarto posto, se non di più, perché Addirittura. comunque Tu perché è una squadra organizzata e dici credo può che essere la abbiano. mina vagante? Esatto. E credo che possa, cioè che questo sia il progetto comunque del presidente, perché credo che vogliano arrivare in Champions per progettare comunque qualcosa di più duraturo nel tempo, come era il Parma di tanti, ma senza, Beh, la zona è diciamo, quella, ecco, diciamo. esatto, senza problemi finanziari, senza, diciamo, assilli Cosa non da poco. o squinzi, insomma, i soldi ce li ha. Può fare, sta facendo veramente delle bellissime cose, anche se poi hanno una piccola città, una piccola tifoseria, Beh. però stanno cercando, secondo me, di raccattare tutti i tifosi emiliani, ex Parma, ex Modena, Reggiana, tutti quei bacini d'utenza che sono abbastanza grandi, hanno fatto grandi campionati di Serie A, che secondo me loro vogliono inglobare nella tifoseria, e diventare l'unica squadra, diciamo, emiliana a poter giocare, diciamo, la Serie A con stabilità. Credo che il Sassuolo sia molto forte. Poi Di Francesco è un grande allenatore. Ah beh, certo, sì. Questa è la mia griglia di partenza. Speriamo che di poter mantenere, se non il secondo, il terzo posto. Poi può essere anche che il Napoli, grazie a Sarri, possa fare comunque un miracolo sportivo. Questa la vedo difficile perché quest'anno sono molte di più le pretendenti al primo e al secondo posto e anche al terzo. Eh certo, insomma, una bella bagarre, una griglia davvero bella calda e... Passami questa espressione. Qualche giorno ancora di calciomercato, qualche innesto ancora da fare e poi si va spediti. Prima c'è un po' di sosta che io non sopporto onestamente, e poi si va spediti appunto verso il resto del campionato con però una variante non da poco che è quella delle coppe da questo punto di vista. Guarda, alla fine credo che noi potremmo risultare, cioè potremmo essere contenti di fare il terzo posto in un girone, credo che sia questo l'obiettivo della società, e andarsi a giocare comunque le chance in Europa League con una squadra più forte mentalmente di quella dell'anno scorso. E questo penso sia l'obiettivo, io sarei soddisfatto comunque di questo, perché comunque non punto né agli ottavi, non ho obiettivi economici come li può avere il presidente, e quindi sarei contento se arrivassimo terzi nel girone giocando una buona Champions e andarci a giocare poi le Dici nostre poi chance. prendere un obiettivo realistico che è quello dell'Europa Esatto, League. che poi io, diciamo, sarei felice di vincere una coppa prestigiosa come questa, perché credo che quella sia come dice, il Napoli è un po' come il Siviglia, comunque ha un po' quegli stessi obiettivi e margini. Lì ovviamente sono diverse le storie delle due Beh, coppe, certo. però penso che ci possiamo piazzare in quella fascia lì. Speriamo, E ecco, poi diciamo. bisognerà vedere come affronteremo questa gente, i gironi, quali saranno, vedremo. E magari anche con Poi un poco di fortuna, perché poi noi ci è capitato con Benitez di fare 12 punti e non passare, quindi sono quelli i paradossi del calcio. certo, sì, è un paradosso e speriamo di essere più fortunati, anche se poi alla fine. Se prendendo un girone più facile potremmo avere meno stimoli
Certo. Quindi speriamo. Speriamo bene, C'è solo certo. da aspettare e c'è solo da vedere come rispondere al Napoli sul campo. Forti di un sistema tattico che funziona, questo lo dobbiamo dire, però forse ci si è troppo basati su quel sistema tattico senza alternative, e quindi sarà difficile nel momento in cui non funzionerà qualcosa cambiare in corsa. Questa è la mia più Sarà grande decisivo. preoccupazione. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, oltre chiaramente agli impegni che sicuramente leveranno energie e oltre poi bisogna vedere un pochettino, diciamo, il pacchetto di squadra che garanzie potranno dare appunto all'ex tecnico dell'Empoli. Francesco, quindi chiudiamo comunque con ottimismo per questa nuova stagione. Io ti voglio ringraziare, noi ci risentiremo sicuramente anche nelle prossime occasioni. Io ti auguro buon proseguo e forza Napoli. Forza Napoli, saluti a tutti gli ascoltatori, ci sentiremo nelle prossime puntate potendo parlare di calcio giocato, di gol sui Napoli, Finalmente, di finalmente. punti e di, diciamo, aspetti più tecnici. Speriamo, speriamo bene. Ti vedo già bello galvanizzato e io Sì, prendo parte carico, carico. a questa euforia collettiva. Francesco, io ti ringrazio. Grazie a te Raffaele e un saluto a tutti.